Signori, bentornati in un nuovo episodio di Dea Dai, oh, non riesco a dirlo. Penso Dead Island. E ci troviamo dopo la missione che abbiamo fatto, che abbiamo ucciso la sposa. Sono andato a consegnare la missione. Insomma, è scappato Michael, il ragazzo che un pochino non serviva un cazzo e non riusciva manco ad aprire la serratura. C'è stato questo dialogo che eventualmente vi metto, questo è stato il dialogo. Way. What's this way? Well, if we want to save humanity, we need to get my immune blood over to him. Really? Really. If he's legit, he can make the CDC get me out of here. And I'll take you with. Well, sounds like you're the star of the show now. Break a leg? Whoa, what happened to not forgetting friends? We cut through the horde, Sam and I donate blood, and we're all in Nevada by sunrise. There's no way you'll get Sam to go. He's made that very clear. Well, I don't need to convince Sam. I need to convince you, and then Sam will tag along. I'm not a total egomaniac. I don't know why you think Sam would risk everything for me. Girl, he fought through an apocalypse to be with you. He had his chance. Exactly. And so he'll do anything for a second chance, yeah? This is too big. I'm not doing anything till I talk to Michael. I'm surprised he hasn't stuck his nose in already. Let me talk to your people, iron out the details with your PA. You just think about what Sam can do for you. Che ero fuori, insomma, fuori registrazione. E quindi quello che è successo è che adesso ci troviamo in questa nuova zona della mappa e dobbiamo cercare tra queste case dov'è Michael. Tra l'altro abbiamo trovato molte armi abbastanza forti. Questa infatti che sto usando attualmente è la più scarsa, proprio perché vorrei evitare di danneggiare l'altra. Qualcuno ha fatto fuori prima di me, c'è una scia di sangue. Cibo, buongiorno signorina. Ah, si leva dei coglioni, signorina. Perfetto, una scia di sangue. Spero che non sia di Michael. Cerca le chiavi della riserva. Ma possiamo entrare. Kit medico. Ho capito quindi un bel po' come funziona, diciamo, il gioco, no? Perché ho fatto le missioni secondarie in vostra assenza. E a parte questa qui che mi manca di riempire, diciamo, le piscine, una roba del genere, ho raccolto parecchie armi non male. Per esempio queste qui, uccidendo dei boss, per esempio l'elettricista che mi dava magari le chiavi del furgone dell'elettricista, e quando lo aprivi dava un'arma speciale. In questo caso ho raccolto tipo, vedi, queste qua che sono armi rare. Il crafting non è male, perché si vanno a trovare, oh, le chiavi, si vanno a trovare dei vari progetti e con i progetti potenziare le proprie armi e roba del genere. Non è male. Non abbiamo però ancora trovato una pistola. Oddio, non è Michael però. In più guardate la mia abilità. Michael non è in casa, dove sarà? Scommetto che è andato da quella di Jesse. Oh, coltello da... Fammi provare sta roba. Segreteria telefonica. Oh, hey, Michael. Ok, c'è una chiamata. This is Roxanne Kwan. If Jess is there studying, could you tell her to be back here by 8? I don't want her to miss the party. Probably best you don't come though. After, you know. Ok. Interessante, vario loot e una mappa. Solo la mappa dello studio. Ma la casa dove siamo noi? Oh, intanto c'è una cassaforte qua. Biglietti da visita. Jesse Kwan. Vai a trovare Jesse qua. Sono tutte secondarie queste. Devo pensare come Michael. Uscire dalla stanza come Michael. Dalla finestra. Le prossime tracce ce le abbiamo. Oddio. Le prossime tracce ce le abbiamo a 70 metri da questo lato. Io ho esplorato questa zona. Sono tutte case. Tra cui c'è una casa sola dove ci sono degli zombie che non possiamo affrontare. Hanno proprio. Oddio, fortissima sta roba. Hanno proprio il teschio. Ok, in questa casa c'ero stato. Qui è dove ho trovato la cosa. Segui gli indizi delle piscine. Però me lo dava il rosso sta missione. Non vorrei. Doveva essere collegato a quella di... Oh, cazzo è? Sorry zombie, party's over. I'm no zombie friend. Is it the pizza? Hey, do you have pizza? Can we talk inside? Yeah. Well, if I open this door, a whole load of zombies might rush in, and I'm pretty sure that's a bad thing. The gate's automatic. Just close it. Oh, yeah. Well, è fattissima questa, right? And some of the guys, not me, were riding on the gate, and it broke.
Now there's a whole bunch of spares in the garage, but it's like ah, vaffanculo. Ti apro il garage, tu attacchi questa vez e sistemi le cose. Ce la c'ho tutta io, rompe i coglioni, ma figlio di puttana. Allora, qui dobbiamo riparare il quadro elettrico che dovrebbe trovarsi in garage. Madonna. Guardate questo qui palestrato. Questo esplode. Ti prendo pure il coltello. Colpo caricato del frantumatore. Figlio di puttana, c'ho un rastrello e non ho paura di usarlo. Aiutami dai coglioni. Noi dobbiamo cercare di chiudere il cancello, ma dovremmo andare in un garage a prendere la batteria. Pure migliorato il salto del giaguaro. Ok, quello l'ha bruciato, godo. Esplode tutto qui. Ecco dove è il quadro elettrico. No, mi è esploso addosso. Prendi tutto. Dai. Mettiamola al cancello così chiudiamo la zona. E lei però queste case, classiche case, villette americane. Molto figo come ambiente. Oh, un altro interruttore automatico nel garage. Ma ce l'avevo qui quindi. Un progetto, modifica intatte da mischia non comune. Molto utile sta roba, eh. Forse per chiudere l'altro. Posso fare una mossa, vedete? Bam. Mutilato. Allora, qua abbiamo trovato un banco da lavoro. Ah, non è un banco da lavoro. Però abbiamo trovato un progetto. Questo è l'interruttore, kit medico, dammer. Ah, due interruttori. Ma quanti cazzo ce ne sono? Avrà più cancelli. Sì, mi sa di sì. Due cancelli, buon uomo. Perfetto, ho chiuso. Elimina la marmaglia. Cagare. Fammi aprire l'inventario. Magari abbiamo qualche altra minchiatella che possiamo vendere. Non sono male, magari queste qui in comuni le scarto, perché quelle comuni comunque fanno cagare. Tanto è un via vai, tipo un Borderland su armi corpo a corpo, ne trovi sempre più forti. Ci sono anche le armi da fuoco, sarebbe fighissimo trovarne uno. Ok. Hey! Sono fattissimi questi. Sono in mutande. Were you fighting zombies in the yard? Fighting zombies? Oh, right. Is there pizza? Right. Zombies. Sorry, man. Big evacuation party, you know. Oh, shit. Yo, we gotta get to the evac. Roxy? Roxy, hey. Come on, babe. No time to sleep. We gotta evacuate. Hey, Jesse, pack your shit. We're going. No rush. You've missed your ride. Oh, my fucking skull. Guardali. Sono fattissimi, man. Oh, Dio, sono quasi simpatici però, raga. Sì, vabbè, prendi tutto. Questa è un'altra birra. Grazie, dai, una l'accetto. Of course. Listen, I'm just looking for your neighbor, il vostro vicino Michael, lo avete visto di recente. Dopo il palo nel culo. They don't get along. Non vanno d'accordo. Don't call the lead singer of Gods and Whiskey a has-been. Damn right. The correct term is was bean. Baked bean. This was a waste of time. Okay. Jesse might know. Oh, she's not here. Huh. I'm not getting that feeling of disapproval. Another note. Fattissimi questi. Ah, c'è un bigliettino. Dear mother. If you must have sex at 3 in the morning, please can you refrain from moaning and screaming quite so loudly? That was you. Say she's gone up the hill. Dice che è andata sulla collina ad aiutare un amico. Hey, it's no playground out there. Hey, she's smart. She's in med school. She's real sneaky too. Every time I turn around, it's like, whoa, she's right there. Però se studia medicina è anche utile da trovare. Ah, cool. Vado al parlarle. Looks like we're gonna have the place to ourselves. No. I need to get my head together. Hey, come on, she's gonna be okay. Eccola lì come vuole trattare. Attenzione. Let's like plan and shit. Yeah, play to our strengths. Thanks. Che cagà. Big plan then. Sentiamo questo piano. Siamo saliti di livello. Livello 9 abbiamo sbloccato un'abilità. Una direzione per scalare gli attacchi e le scalate fanno recuperare resistenza e stordiscono. Lasciamo lì. Esposti a una mossa devastante. Questa qui è quella che me li fa uccidere. Questo è il doppio calcio e questo è il punto. Il mio colpo. Ah, semplicemente è più forte. Ah, con questo schiva e con questa para. Ma è la stessa roba. No, preferisco schivare. Voglio dare una controllatina bella qui. Abbiamo stoffa. Vediamo se riusciamo comunque a trovarlo, sto Michael.
Una grande casa ristrutturata sulla collina. Io avevo visto delle case ristrutturate sulla collina che erano tipo qui. Ma, e tra l'altro io ho la chiave della cassaforte di Michael. Ho preso armi, molto forte il manganello. Andiamo in no, mi ha preso, figlio di puttana. La piscina è elettrica, quindi vai a farti un bagno, affanculo. Ok, barretta, una scatola, parti metalliche, varie cose. Cos'è questa? Qua c'è una batteria. In teoria questa qui è acido, quindi potrei fare una roba del genere. Mamma mia, ma è fantastico. Oh, vai a cagare. Ok. Fanculo. Questa musica dovremmo staccarla però, perché sennò è un bordello. Ah, c'era una trappola col pompa. Attenzione, però me l'ha disattivata lo zombie. Disarma. Guarda quante trappole ci sono qui. Dobbiamo stare molto attenti. Ma dove andiamo? Vai a cagare. Vediamo se questa Jessie è in casa. Ok. Now what? Aia, madonna. No, ho tirato la bomba. No reaction. Non so come, ma non ci siamo fatti quasi un cazzo. Cioè, identica più. Minchia, questo si alza. No. Ok, potremmo sempre salire. Voglio vedere se. No, no, dobbiamo salire per forza. Ah, dobbiamo per questo dobbiamo togliere la batteria. Sta scassando pure l'arma. Vieni qua, puttana! Ah, decorna! Minchia, è saltato l'occhio. Aia. Ma cazzo è esploso. Quindi la porta è chiusa. Devo andare da un'altra zona. Da qui? Oh, ma si può. Che due coglio. Modifica mutilante da mischia. Attenzione. Quindi creiamo un'arma da mischia con il coso mutilante. E abbiamo un manco da lavoro. Io mi fermerei un attimo sia a riciclare armi, a tenere le migliori, ripararle se necessario e varie cose. Allora, intanto ripariamoci quelle più potenti. Aumentare i danni ma ridurre la durata. Aumentare la durata e la forza ma ridurre la velocità di attacco. Oppure la velocità di attacco ma riduce la forza. Però se io metto sia questo che questo, abbiamo fatto bingo. Questa è bella potenziata. Un'altra arma che potenzierei secondo me è l'ascia, perché mi piace l'idea dell'ascia. Adesso teniamo così. Qua ci sono vari materiali di crafting. Buongiorno. I'm Jesse. Name's Bruno. I'm a friend of Michael's. Oh, he never mentioned you. We were only recently introduced. You bonded over not being dead? Yeah. And I want to keep us that way. You know where he is? On his way to Monarch Studios. Monarch Studios? È andato al Monarch Studios, perché? He had to get something important. Doveva prendere una cosa importante. So I made a lot of noise to distract all the zombies, and Michael snuck through the gate to the studio access road. My plan was to hang out with construction guys till the zombies got bored and left. And then the construction guys were zombies too, eh? Well, obviously I didn't know about that. They were fine yesterday. Only takes one bite. It might be why your mom's worried, yeah? Oh, they regained consciousness, did they? You know, she was perfectly sensible before she met Ricky. Now it's like trying to keep a couple of wasted teenagers alive. What else are us responsible kids for, right? Ma questa è la figlia dei due prima, quindi, ok. I just hope Michael comes back. I miss having someone intelligent to talk to. I hear that. Hey, want me to walk you to your door? Guarda il nostro Bruno come prova. Su essere piuttosto furtiva senza Michael con il suo passo felpato. Puoi andare. Ah, check on Michael. E al Monarch Studios, va bene. Grazie Jesse. Bene, andiamo. Signorina, non si permetta mettersi a pecorella davanti a me. Ok, la zona era questa. Dovremmo poter entrare da qui. Piero di acido, attenzione. L'acido muriatico. Tiriamo la tessera. Ok, colla, stoffa. Cos'è? Tubo bomba. Ed è un altro oggetto da lancio. La metto al posto dell'altra bomba che fa cagare. E siamo dall'altra parte. Faccio una batteria. Valigia rinforzata. Parti metalliche, varie cose. Ah, ma sono zombie. Spegniti.
Ah, ma è fortissimo. Un po' da Atomic Heart. C'ho il vizio di fare le schivate così, raga. Tubo bomba. Lo provo. Oddio. Il panico. Lei mi è ancora vivo. E quindi qua abbiamo liberato tutto. Qua cosa c'è? Stoffa. Detti militare. Ma buongiorno. E via. Là. Dobbiamo ancora seguire Michael. È notte qui. Qui è notte. E a livello di armi non siamo manco messi male. Questa lancia qua me l'aspettavo onestamente più forte. Questa addirittura posso usare a livello 10. Guarda che cazzo di ascia abbiamo trovato. Tipo un tomahawk. Ascia militare. Abbiamo trovato questo qui, il forcone. Ma il batticarne, questo qui mi attira tanto. Vediamo. Ah no, era questo che mi attirava. Porca puttana, quale pezzo di martello. Siamo a Monarch Studios. È proprio un'area. Monarch Studios. Livello 10. Goto, goto. Michael, when I catch you, you got some explaining to do. Se ti becco mi dovrai dare delle spiegazioni. Abbiamo sbloccato un altro slot sulle abilità superstite. Sono abilità molto forti. E possiamo finalmente mettere un'altra abilità. Noi abbiamo Spacca Stinky e questo qui che schivando recuperiamo salute. Possiamo volendo aggiungere che dopo una parata caglia, dopo una parata e una schivata incrementiamo la velocità di recupero degli oggetti da lancio. Questo è chiuso. Serve una, cos'è che serve? Una serratura magnetica. Guarda lì. Ma mi sa che non possiamo entrare. Dove stracazzo è? Ah, è una valigia. Pensavo fosse una tanica di benzina. Che vediamo la zona qui com'è. Ah, guarda qual è la zona dello studio che abbiamo trovato lì. Quindi è tutto ad aria. Questo praticamente penso sia uno studio cinematografico. Presumo, vedi, ci sono tutte magari le roulotte dove si accampavano per poi girare le varie scene. Tornati! L'esplosione avrà attirato i vaganti. Colla vari materiali. Direi dal cazzo. È proprio brutto. Oddio, perché c'è tutto sto fuoco? Visuale. Ma abbiamo raccolto un bel po' di cose. Trova mai. Ancora l'obiettivo è questo. Sì, lei dai coglioni. Che bello entrare in queste zone incredibili. La mazza da baseball rara, raga. C'è un sacco di personale in giro. Uno di loro deve avere le chiavi. Ah, quindi dobbiamo uccidere gente qui in modo da trovare le chiavi. Altro materiale incredibile. Oh, ho trovato le chiavi. Godo. Chiave studio. Chia che culo. L'ultima zona che mi mancava. E adesso dovremmo poter entrare. Vediamo. Chiare me. Buon uomo, non si deve fare così. Non si deve comportare così davanti alla gente. Ah, minchia, l'ho one shottato questo, incredibile. Special effects? Effetto pioggia. Richiede corrente. Ok, adesso dov'era quella stanza lì? Mi pare che era di qui. Che cazzo era quella? Ah, eccolo. Perfetto, l'interruttore è fatto. E adesso queste cose dovrebbero funzionare. Effetti. Porte del tempo. Wow. And nothing digital about what? Pioggia. These guys aren't method actors. Ah. Penso muoiono. Blocco riflettore. Dio, ma è fantastica sta roba. Potevo usarla una sola volta però. Io ho sprecato tutti e tre gli effetti a caso. E adesso ho un bordello di zombie. Tutti per me. Ehi, ehi, Anama! È cassato la minchia. Tu sei ancora vivo? Direi dal cazzo tu. È stato pieno di materiale. Possiamo tipo craftarci il mondo. Ok, mi sono un pochino potenziato qualcosina. Venduto, cioè riciclato tutto quello che avevo da riciclare. E abbiamo finalmente la nostra ascia militare. Le ho messo pure il potere incendiario. Guarda quanto minchia fa. Wow. Che cazzo sono? Delle tribù di pelle rossa zombie. Aia, madonna.
Non ho capito se sono forti loro o non forti un cazzo io. Ma qua facciamo tutto il giro. Noi penso dobbiamo andare di qui. Fammi aprire la mappa. Ci siamo sull'area 7. Tipo. Ok, liberata quella zona. Mamma mia, guarda dove cazzo è. Sto usando il martellozzo. Ma qui in giro ci sono le varie cose per eliminarle, tipo l'effetto pioggia, le robe che abbiamo trovato prima. E poco fa c'erano. Forse in ogni stanza ci sono, capito? Però mi sa di no, perché qua non ci sono. Non è fortissima Stascia, me l'aspettavo di più. Ma ogni volta che metto il fuoco, secondo me è proprio il danno incendiario che può avere un mare di. Certo, poi c'è da dire che appena incendiano prende il danno da bruciatura, però. Bene. Signori, io direi che per questa prima parte comunque ci possiamo salutare qui, perché sennò il video diventa troppo lungo. Io proverò ad abbreviarvi tutto. Comunque, siamo ancora alla ricerca di Michael. Vediamo se nel prossimo episodio riusciamo a trovare dove cazzo si è nascosto. Alla prossima. Ciao, bene mia.